Allora, buongiorno, io sono come al solito il dottor Max. Una volta mi chiamavano Massimo Guerrieri, il mio nome originale sarebbe Massimo Michele Guerrieri, che poi è quello che ho usato per la trilogia, no? Infatti, tante volte adesso sono un po' in difficoltà perché mi chiedono la verifica, e come è successo a Google l'ultima volta, ho mandato la patente americana. Ah, prima il passaporto e non gli è andato bene, poi la patente americana e non gli è andata bene, e adesso devo rifare la verifica il 4 di ottobre. Non capisco, dovrò fare un video, no? L'altra opzione, devo fare un video di almeno, mi hanno detto, 30 secondi, se non erro, e mi vogliono riconoscere, ma se non hanno, mi hanno riconosciuto dalla foto sul passaporto. E quella sulla patente, cioè, boh, speriamo che non mi blocchino il canale. Queste verifiche, state attenti, soprattutto se vi doveste spostare all'estero e prendere un numero telefonico diverso, effettivamente dovete stare molto molto attenti, perché ti becchi sempre la verifica una volta ogni tanto, e devi rispondere sempre come appunto insomma, secondo quello che hai detto la prima volta, no? Allora, io naturalmente saluto tutti. Oggi è sabato, qui è una bella giornata, ma la bella, bella notizia oggi, sto per dire, ecco, un po' di buon umore, diciamo così, parlando di oro, è che l'oro ha raggiunto la cifra del 666, l'ho anche postato sul canale, no? E quindi ha sforato il tetto, credo, proprio di massimo degli ultimi 2 anni. Questo non deve, insomma, deve sorprendere, perché insomma già da tempo, no, si dice che probabilmente andrà facilmente oltre i 70 a breve. Quindi non fatevi, insomma, non fatevi prendere da timori, cose di questo tipo. E l'oro, il trend dell'oro, qualsiasi cosa succeda, siccome andiamo verso purtroppo problemi. Quindi c'è una relazione diretta tra l'incremento dell'oro e le turbolenze nel mercato, guerre, situazioni economiche, dice. E quindi non vi fate prendere, diciamo, no, troppo, troppo caro adesso, e troppo, no, non è il momento adesso di comprare. Non state attenti a queste cose. Peraltro vi devo dire che ci sono le due promozioni, lo sapete, e io ho fatto un pochino di calcoli. Effettivamente, se uno sta dietro alle promozioni, il prezzo migliore è quello che in questo momento può offrire Ovesta. È evidente, perché avete i premi che magari adesso poi il dottor Manca vi ricorderà, no? Nei dettagli, e poi avete anche i soldi in cash miei. Quindi, se mettete le due promozioni insieme, è chiaro che avete la convenienza migliore, anche se poi volete comprarlo, compratelo dove volete. Io faccio il mio, poi ognuno deve fare il proprio. Va bene? Ricordo che la promozione andrà avanti a partire dal 27, andrà avanti fino al 27 di dicembre, e che il prossimo anno, fra l'altro, cambieranno, probabilmente, da quello che ho capito io, quando sono andata a Monaco, me ne hanno parlato, hanno presentato i nuovi, diciamo, i nuovi prodotti, possiamo chiamarli così, per il prossimo anno. Sarà anche abbastanza diversi. Va bene? Va bene, allora a questo punto io lascerei la parola a Dottor Manca, che ha da dirci delle cose, e poi Walter, volevo che tu precisassi, se ti ricordi, più tardi ci ricordiamo, di nuovo il discorso del costo del deposito, perché molta gente me lo chiede, e voglio anch'io capire bene bene come funziona, insomma, come funziona il costo del deposito. Va bene? Benissimo. Prego, Walter, la parola. Grazie Max. Walter, mi senti? Allora, buongiorno a tutti di nuovo. Ecco, Sì, prego. ti sento. Buongiorno a tutti di nuovo. Allora, l'argomento che proponevo io per una riflessione era sulla base di una notizia proprio di questi giorni, che ho letto, e cioè che l'anno
2023 sta registrando per la borsa di Milano un record di crescita. E allora la riflessione che mi sono posto io e che propongo a voi è la seguente: visto che noi abbiamo già parlato diverse volte del fatto che l'andamento delle borse è legato a una ciclicità e questa ciclicità ha una durata di circa 10 anni. Ogni 10 anni praticamente c'è un riassesto dei valori reali negoziati in borsa, per cui c'è la cosiddetta bolla speculativa che scoppia, si abbassano, c'è il crollo delle borse e si riparte da un nuovo ciclo. I 10 anni sono passati da 15. No, ne sono passati 15 dall'ultima vera crisi delle borse del 2008, per cui siamo in attesa di uno scoppio della bolla speculativa, e devo dire che in effetti, e di questo ne abbiamo parlato più volte, i segnali in questo momento a vedere questi risultati non si vedrebbero. In verità, per conto mio, è come dire, la quiete prima della tempesta, perché ci sono tanti altri segnali che stanno distraendo dalle borse, per cui questa è per conto mio la motivazione che permette alle borse di proseguire senza arrivare a quello scoppio della bolla speculativa. E quindi questa era di fatto la riflessione che proponevo a voi, e volevo chiedere anche a te, Max, cosa ne pensi, e dopo torniamo invece a parlare della promozione. Quindi facciamo un argomento per volta. Tu come la vedi? Allora, intanto vorrei chiedere, prima di dirti la mia, vorrei chiedere se c'è qualcuno che ha un'idea a proposito, no? Cioè, come mai succede una cosa così? Che c'è qualcuno che magari, insomma, no, che ha un'idea, prego, ditela voi prima, poi magari vi dico come la penso io. Allora, via, allora vi dico io come lo penso. Allora, quello in effetti che sta succedendo, credo di aver capito, che sia la conseguenza del quantity easing. Allora, immagino che in linea di massima sappiate cos'è il quantity easing. Quantity easing è quell'idea che hanno avuto i maghi dei banchieri, perché ricordiamoci che quando si parla di Wall Street, l'ho scritto anche nel report, no? Quando si parla delle borse, si parla di broker, si parla di tutto quello che gira intorno al sistema finanziario, bisogna parlare, e monetario, bisogna parlare più di magie che di cose vere, perché tutto quello che consiste in quello che sto dicendo, no? È tutto creato dal nulla. È tutto creato sulla moneta, sulle speculazioni e sugli schema Ponzi, tutte queste cose qui che dopo un po' appunto esplodono perché sono tutti trucchi. Tutte cose sarebbero illegali perché se io faccio la stessa cosa ai miei amici o nella mia cittadina, dopo poco viene la polizia e mi arrestano perché sono truffe. Praticamente chiamatele come volete, sono truffe. Ora, tutti questi soldi, quantity easing, è quella cosa che si sono inventati immettendo nel mercato un'enorme quantità di soldi che non è mai successa prima, mai è successa una cosa del genere. Trilioni e trilioni di dollari, dove sono andati a finire questi soldi? Saranno pure stati digitali, no? Virtuali, diciamo così. Però sono andati a finire da qualche parte. Dove sono andati a finire, secondo voi? Nelle tasche dei consumatori? Dove sono andate a finire? Faccio una domanda. Via. Se non sono andate a finire le tasche dei consumatori,
La banca centrale emette trilioni di dollari dove sono, a chi li ha dati? Sti soldi. Se li sono presi loro, periodicamente raccolgono, tagliano le gambe a quelli che sono rimasti intrappolati nelle loro speculazioni e si prendono tutto loro. Loro chi, Alessio? Sii un po' più preciso. Ma non lo so esattamente, però quelli che gestiscono queste situazioni, che sicuramente non sono persone comuni. Allora, in parte vengono date alle banche, è chiaro, no? Perché Certo. vengono date, possono essere date al consumatore finale. La banca centrale ha come primo interlocutore la banca, cioè la banca che gestisce, che deve poi, dovrebbe poi ridistribuire questi soldi. Ma la maggior parte dei soldi vanno a finire, secondo me, vengono distribuiti proprio dal governo stesso, in accordo col governo, a questi grandi gruppi come BlackRock, Vanguard, The Vanguard Group, e poi come si chiama quell'altro, State Street, non avevo avuto in mente, eccetera. Per fare acquisizioni. L'88% di tutte le azioni delle, sembra, io vi dico queste, no, queste cose che trovo un po' così al volo anche su internet e non ho possibilità sinceramente di verificarle. E però se uno le prende per buone giustificano, no? Poi quello appunto, quello che si deve sostenere. Vanno a finire nella borsa come ultima destinazione, per questo che le borse volano. Perché Quindi praticamente è come al casinò, che alla fine tutto finisce nel banco. Hai sentito? Non c'è voce. Max, la Sono voce sta andando via, si sente convinto. pochissimo. Max, vai e vieni purtroppo. Poi no, non arriva niente alle produzioni. La produzione non arriva quasi nulla. Arriva perché adesso in America i finanziamenti sui privati, almeno la mia banca, la Chase, non li dà più. Quindi, a parte i mutui, finanziamenti, come si faceva una volta, no? Per comprare la macchina, uno chiedeva un finanziamento e magari prendeva una garanzia sulla casa, eccetera, eccetera. Non li danno. Alle aziende ne danno pochi. Molti meno di prima. E tutti questi soldi dove sono andati a finire? Sono andati a finire. Non ti sento bene. Alessio, abbi pazienza, non ho sentito. Quindi, se noi si fa, aspetta, finisco tutto poi parla. Ecco, adesso avete problema. Che l'Asia è cresciuta molto e quindi quando una nazione, le aziende crescono. Niente, gli illuminati non mi vogliono far parlare, Giulio. Neanche tu ci parli te perché io alla fine ci litigo perché non è possibile una cosa di questo tipo. Dicevo, l'Asia è cresciuta molto, quindi siccome loro hanno generato molto cash flow, avevano cominciato a comprare aziende anche in America, in tutto il mondo, lo sapete. Quindi l'unica cosa che si sono potuti inventare questi geni di maghi è quella di stampare soldi, va bene? Per permettere alle più grosse aziende americane e le multinazionali di ma mantenere una certa competizione sul mercato. Anzi, quindi, anziché arrivare il cinese che compra con la valigettina, con i soldi dentro, come fanno qui, arrivano magari in altre parti del mondo, come c'è anche in Italia, che stanno svendendo tutto. Oppure i soldi vanno a finire nella borsa. Quindi queste aziende naturalmente creano leverage, creano un prodotto, un profitto alla fine dell'anno che è frutto soltanto di trucchi. E vanno avanti. È chiaro che a un certo punto il sistema
come si dice, imploderà o esploderà. Ecco, questo è come vedo la cosa io. Cioè, in conclusione, tutto questo boom a livello così finanziario è un boom creato ad hoc ed è stato basato da tutta questa grande quantità di soldi che hanno messo in circolo, che invece ad essere destinati al consumatore finale per farlo ripartire, per aiutare la produzione vera, eccetera, stanno, siccome vogliono smantellare tutto, fra l'altro, al consumatore finale ovviamente non gli è andato niente, o il piccolo investitore, piccolissimo investitore, eccetera, perché vogliono distruggere tutta l'economia, quindi meno che mai a loro. Però nel frattempo, nel contempo, l'hanno data alle multinazionali. Guardate Musk, questo Musk, come si chiama? Musk, questo qui, ma questo qui sembra Dio. Questo fa tutto, lancia satelliti, vuole andare su Marte, qualsiasi cosa si mette in testa, questo qui la fa. E dove li prende i soldi? Vuol dire che c'è qualcuno che glieli dà e c'è qualcuno che evidentemente gli serve, Mr. Musk, e lo finanzia, ma sembra che addirittura non abbiano limiti, no? Fanno quello che vogliono. E questo è quantitative easing. Ora, casomai quello che ci si deve chiedere è come mai non parte l'inflazione, perché si sa che più soldi stampi, e più l'inflazione dovrebbe aumentare. Secondo me hanno trovato la maniera di calmierare i costi primi, cosiddetti, cioè i costi di produzione, con delle prove, delle scamotage o delle cose, per il momento sembrano funzionare. Perché è evidente, no, che se il mercato fosse veramente libero, in un sistema veramente libero, l'inflazione doveva già essere a livelli dell'Argentina, no? E invece no, è tutto sotto controllo. Sì, cioè l'inflazione è molto più alta di quello che ti dicono, ma è sempre, diciamo così, tenuta sotto controllo. Ecco, questa l'ho data la mia spiegazione. Non sono un economista, bisognerebbe parlare con uno degli esperti, in giro che ci seguono, magari non ce ne sono, e io vi ho detto così la mia, va bene? Se qualcuno ha delle considerazioni ulteriori, prego, non ci sono problemi. Steno, buongiorno, naturalmente saluto tutti, Giambattista, Erika. Prego, fate pure domande. Se non avete domande, chiediamo al dottor Manca di precisarci ancora una volta i depositi, il costo dei depositi dell'oro e dei minerali presso Vesta. Che anch'io mi confondo sempre, lo chiedo perché voglio finalmente capirlo per bene. Poi l'ho inserito anche, sto rivedendo i due documenti delle integrazioni, no? Che sono quei due documenti che poi parlano del fondo fiduciario, che appunto non ho dovuto molte delle informazioni, le ho dovute levare dal sito, perché sul suggerimento del CEO mi ha detto: guarda, parla neppure di persona di questa cosa qui quando tratti col cliente, però non parlatene in diretta perché vogliono mantenere una certa riservatezza. E va bene, ci sono problemi. Quindi ho precisato ancora meglio tutte le cose, quindi qualcuno che poi proprio vuole approfondire le cose mi può richiedere l'integrazione e io gli mando quella aggiornata proprio di ora, cioè proprio fatta recentemente, dove trova anche molte informazioni appunto importanti, utili in termini generici, non soltanto, insomma, l'ho fatta come se la dovessi fare come consulente, lo sapete, no? Prego, Walter, procedi pure. Eccomi qua, grazie Max. Allora, i depositi, quando il cliente di Ovesta lascia il suo metallo prezioso, che può essere oro, argento, platino o palladio, in deposito, nei depositi di massima sicurezza, ai quali si appoggia a Ovesta, principalmente la Brinks, ovviamente questo deposito ha un costo sia per il deposito fisico stesso, che ovviamente per l'assicurazione al 100% del contenuto del deposito, quindi è normale che sia un costo. Questo costo varia a seconda del piano che ha sottoscritto il cliente, e cioè che sia un piano di accumulo, quindi smart business o premium, oppure la tariffa detta una tantum, che è la Royal Class.
Perché c'è una differenza del costo? Che nel primo caso c'è, cioè dei piani di risparmio, è dello 0,08% mensile sul depositato a fine mese. Viene calcolato questo importo, per cui man mano che si accumula aumenterà il costo del deposito, perché è rapportato esattamente alla quantità depositata. Sulla Royal Class, dove non è prevista una movimentazione così frequente e soprattutto anche minima come nei piani di risparmio, questo costo è inferiore, è lo 0,025% mensile sempre sul depositato. Quindi questa è la differenza tra i piani di risparmio e la Royal Class. Alla fine è un costo che può essere tranquillamente raffrontato ed è ancora vantaggioso rispetto ad esempio a una cassetta di sicurezza in banca, al di là del fatto che io ci tengo sempre a far presente quello che è successo qualche anno fa in Grecia, che da un giorno all'altro gli sportelli delle banche sono stati chiusi, per cui si poteva utilizzare solo il bancomat e solo contingentato, per cui anche averli nelle cassette di sicurezza della banca non è una garanzia di possibilità di accesso sempre e comunque. Per cui, detto questo, ho specificato, credo, è abbastanza semplice comunque questa distinzione dei costi di deposito, 0,08 per il piano di risparmio, 0,25 per la Royal Class. Se su questo ci sono domande, rispondo volentieri, altrimenti passo alla promozione. Ci sono domande? Allora, se non ci sono domande, vi ricordo la promozione in atto da Ovesta, che come ogni anno nel periodo natalizio propone una promozione per chi fa acquisti anche magari una tantum, a partire da acquisti di 590 euro ci sono dei regali, quindi per 590, 2590, 7490, 19,990 e a crescere, e i regali partono da 10 grammi d'argento che vengono accreditati nel deposito, che diventano 50 con i 2590, 4 grammi di platino per 7490, adesso vi dico lo specifico, 5 grammi d'oro per 19,990 di acquisto, 30 grammi di palladio per 59.990 euro di acquisto, 50 grammi d'oro per 179.990 grammi di acquisto, euro di acquisto, scusate, e 100 grammi d'oro se si va a superare i 319.990, 320.000 per intenderci. Quindi sono regali importanti, sono regali che aiutano a rendere ancora più vantaggioso il prezzo al grammo, perché alla fine questi non si pagano e considerato l'acquisto fatto, anche fossero soltanto i 590, i 10 grammi d'argento vanno ad incidere e quindi ad abbassare il prezzo medio di quell'acquisto. Quindi è molto interessante questa promozione. A questa promozione Max ha aggiunto una promozione sua che ha inviato in tutti i suoi canali, quindi la potete estrapolare da lì, che è come ha detto lui, una promozione cash, e anche quella ovviamente va considerata alla fine nell'acquisto come vantaggio che si ripercuote sul costo effettivo della grammatura acquistata. Ci sono domande su questo? Quindi solo oro e palladio, cioè in omaggio, rispetto ai depositi? No, Oppure c'è. se uno, de
C'è anche l'argento, cioè C'è anche tipo. l'argento e anche il platino. Ah, grazie. Prego. Ovviamente varia a seconda della quantità acquistata perché i 4 grammi di Allora, a platino proposito del palladio, prego. vengono regalati 4 grammi di platino per l'acquisto del valore di 7.490, i 30 grammi di palladio per l'acquisto di 59.990 euro. Quindi sono differenziate a seconda del tipo di acquisto. Ovviamente, se ci sono acquisti intermedi, perché mi è capitato proprio ieri un caso di un acquisto di 10.000 euro, che stando a queste ripartizioni non parrebbe perdersi qualcosa, invece no, perché ha dato diritto e questo nel momento in cui si fa l'acquisto viene anche evidenziato quant'è il premio, ha dato diritto a 4 grammi di platino per i 7.490 di acquisto e per la differenza si trattava di la differenza fino ai 10.000 in termini di acquisti ha dato diritto ad altri 40 grammi di argento perché su ogni 590 euro ci sono 10 grammi d'argento, quindi il premio per 10.000 è stato di 4 grammi di platino più 40 grammi di argento. Max, volevi dire qualcosa sul palladio? Se Sì, no, Max volevo non. dire, se ne è anche parlato, qual è che il metallo che mi dicevi che ha perso? Il palladio, no? Ultimamente. Ecco, Sì, allora se il qualcuno. palladio ha praticamente dimezzato il Allora suo valore. dicevo, qual è il metallo che ha perso? Il palladio, giusto? Ecco. Allora suggerisco a coloro che hanno palladio, no? Cioè come io, anch'io ho c'è un po' d'oro, c'è un po' di tutto, no? Ecco, di magari se hanno bisogno di soldi, di non vendere il palladio in questo momento, magari vendere un po' d'oro che adesso è su, no? Proprio per chi ha bisogno di soldi e deve mandare un ordine di vendere, no? Perché ha bisogno di cash, di non toccare il palladio, magari il prossimo anno recupera e vende meglio, voglio dire solo questo. Sì, bravo, considerazione più che corretta. Aggiungerei una cosa, il palladio ha avuto questo dimezzamento di fatto del proprio prezzo, del proprio valore, dovuto a una causa che anch'io che ne posseggo non avevo, ahimè, considerato, e cioè il fatto che il palladio avesse un prezzo sostenuto principalmente dall'industria automobilistica perché veniva utilizzato nelle marmitte catalitiche. Ovviamente, con l'avvento così massiccio e repentino che stiamo avendo delle autovetture elettriche, delle quali personalmente non sono per niente convinto, questa domanda è calata drasticamente e ha comportato un altrettanto drastico calo del prezzo del palladio. Non personalmente, perché sono patologicamente ottimista, ritengo che anche questo boom dell'elettrico andrà a spegnersi, Buongiorno. probabilmente con la stessa velocità con la quale è partito, e di conseguenza si tornerà a considerazioni diverse, a meno che non si vada sull'idrogeno o cose realmente utili da un punto di vista ecologico, per cui dovrebbe o potrebbe avere una sua rinascita il prezzo del palladio, per cui non avendone bisogno o avendo la possibilità eventualmente in caso di bisogno di vendere altri metalli, anch'io sono dell'idea appunto di vendere gli altri e tenere il palladio in attesa di tempi migliori. Benissimo, allora grazie
Grazie Walter, saluto anche Antonella ed Andrea, un saluto anche a voi. E dunque, che volevo dire? Beh, ci sono diverse cosettine, no, sulle quali si può parlare. Intanto, c'è qualcuno che ha delle domande? Quindi è oro, argento, palladio e platino. Sono questi quattro o ce ne sono altri? Sì, no, no, sono questi quattro qui, Laura. Sì. Prego. Grazie. Allora, ricordo perché per quello che riguarda l'oro sfuso, questo è un argomento di cui abbiamo parlato tante volte, no? Anche quando era ieri e l'altro mi chiedevano dell'oro sfuso. Io non ho nessun problema se volete comprare l'oro sfuso. Potete o ordinarlo direttamente ad Western, ma per farlo dovete aprire comunque un conto e andarla a ritirare voi perché in questo momento non possono consegnare in Italia. Oppure andare alla Z Metalli a Valenza. Ho già fornito tutte le informazioni diverse volte, ma per il piacere potete ancora chiedere. Ovviamente tutte queste informazioni sono nel report, eh? Tutto. Quindi avete un'idea molto generale di quello che poi dovrete fare una volta che l'avete letto e digerito. E andate da Valenza poi e comprate le quantità di oro. Naturalmente suggerisco pezzi piccoli, piccolissimi, anche grammature proprio da un grammo, perché queste qui, l'oro sfuso ha soltanto la funzione in casi, secondo me, di emergenza, oro, argento che sia, perché in una situazione di normalità, ora, se uno investe fino a 10.000 euro, va bene, può anche tenerlo in casa, nasconderlo, eccetera, ma sono sempre tanti soldi per tante persone, no? E quindi c'è sempre una componente di rischio, è questo che devo considerare, che dobbiamo considerare, soprattutto in Italia, che è uno dei paesi, secondo me, a maggior rischio di furto. Io credo che sia il paese meno sicuro al mondo sotto questo punto di vista, perché io ho girato un pochettino, non so, forse ci può essere il Brasile, il Venezuela, questi paesi proprio forse l'Argentina, ma io non credo neanche in Argentina siamo a livelli italiani. L'Italia purtroppo è una nazione popolata da tanti ladri, tanti a tutti i livelli sono. E quindi basta attenti a come si fa queste cose. Quindi in una situazione di normalità è già una cosa diversa. Poi l'oro vi lega in Italia, no? Il discorso, molte persone mi seguono anche per il piano B. Se comprate grandi quantità di oro, avete la segnalazione all'ufficio di competenza italiano, all'ufficio delle tasse. Sanno che l'avete comprato e che probabilmente ce l'avete sicuramente in casa. Ve lo possono poi anche sequestrare, no? Con l'arrivo del grande reset. Non si sa mai quello che può succedere. E poi c'è la componente del rischio, e comunque, anche se lo mettete in una cassetta di sicurezza, dovete pagare la cassetta di sicurezza e poi magari non è neanche assicurato. Walter, il deposito che te fai in una comune cassetta di sicurezza in una banca è assicurato o no? Allora, di solito è assicurato fino a 5.000 euro. Se si hanno valori superiori, bisogna fare un supplemento di assicurazione e ovviamente quella costa in proporzione al valore che si vuole assicurare. Però lo standard, che io sappia, e non dovrebbero averlo modificato in generale nelle banche, nelle cassette di sicurezza, è di 5.000 euro di assicurazione. Immagino che in proporzione costi molto di più che una Western l'assicurazione, perché si sa che Assolutamente sì. l'assicurazione costerà 10 volte, immagino, capito? Sì, Quindi assolutamente. quando voi mettete tutto insieme avete un sacco di problemi in più, di preoccupazioni e di costi in più. Però se uno vuole comprare oro sfuso non ci sono problemi. Alla Z Metalli naturalmente dite che vi mandiamo noi e allora in quel caso il signor Antonino vi fa uno sconto ulteriore, perché noi abbiamo una convenzione con loro, perché noi non vendiamo niente, dobbiamo essere chiari. Noi oggi in questi interventi noi facciamo delle chiacchierate. Parliamo di oro sostanzialmente che non è considerato un prodotto finanziario, quindi possiamo parlare, fare, dire sull'oro tutte le stupidaggini che
che vogliamo e nessuno può dire niente, no? Finché ce lo fanno fare, ci lasciano la possibilità di farlo, facciamo. Io ho iniziato un programma di training, di formazione, con tre o quattro amici, e questo sarà uno degli obiettivi principali di questo primo trimestre, diciamo così, questo mese e poi anche il mese successivo. Poi, diciamo, l'impegno continuerà per tutto l'anno, no? Da ora in poi sarà continuativo. La ragione è molto semplice. Io ho fatto un lavoro, bene o male, insomma, può piacere, non può piacere, ma che in Italia non ha fatto nessuno e che è lì a disposizione sia del consumatore finale, che può utilizzare il report per informazione propria e poi scegliere di comprare l'oro dove vuole, ma questo non invalida il lavoro che ho fatto. Poi è a disposizione anche di magari di persone che vogliono fare qualche cosa per conto proprio, in maniera comunque libera e indipendente, perché Ovesta non ti obbligo io, lascia perdere Ovesta, non parliamo di Ovesta in questo momento, parliamo di io, non obbligo nessuno a lavorare 4 ore al giorno, a lavorare 8 ore al giorno, fanno quello che possono fare, però lo devono fare in maniera professionale. Quindi c'è da lavorarci un pochino di più, perché a me piace insomma lavorare sull'analisi, no? Sulla, diciamo, sul continuo, una situazione per la quale non bisogna ragionare sulle cose, no? Non è che posso dire allora guarda, quando ti fanno questa domanda qui rispondi così e basta. Ci possono essere delle situazioni in cui magari metto dei paletti, ma in linea di massima la persona che lavora, insomma, a un certo livello deve poi gestirsi per conto proprio. E quindi c'è un certo lavoro da fare. Ecco, tutto questo lavoro di esperienza, un po' grazie alla mia esperienza, diciamo, precedente di business, un po' grazie al lavoro market, insomma, un po' tutto il libro, soprattutto messo tutto insieme, e poi naturalmente il dottor Manca Walter è a disposizione per le cose molto tecniche. Si può sicuramente mettere insieme un gruppo di consulenti indipendenti, perché io lo ricordo ancora, io lavoro per me stesso e non lavoro per nessuno. Ho deciso di appoggiarmi ad Ovesta perché ho capito che Ovesta mi dà certe garanzie, soprattutto su dove mette l'oro, spiegato per bene nell'integrazione, e ora non lo possiamo dire in diretta, ma si ha la certezza assoluta da bilanci che Ovesta non detiene l'oro nel patrimonio, quindi lo mette in quella cosa lì, in italiano si chiama fondo fiduciario, e quindi questo mi dà una grande garanzia per me e ovviamente mi mette in condizione di poter raccomandare l'azienda anche in questo momento a chi mi segue, a chi ci segue. Però sia chiaro, io sono e rimarrò comunque un consulente indipendente, voglio essere chiaro. Quindi tutte queste figure professionali che creerò, che cercherò di creare, in linea di massima da questi ragazzi ho avuto un feedback positivo, non saranno quelli di essere dei partner esclusivi di Ovesta, no, è alla rovescia. Noi saremo tutti un gruppo di, se volete, esperti o ricercatori, insomma persone appassionati di oro, che lavorano sulla diversificazione dell'oro, degli investimenti in oro. E come tali, un po' d'oro andrebbe sempre messo, no? A buon senso. In queste cose non ce l'hanno più dette, no? Vi ho spiegato, dopo la creazione della Banca Centrale Americana, l'oro ha praticamente piano piano ha sostituito, il dollaro ha sostituito l'oro nei depositi delle banche centrali nelle nazioni. È stata una cosa anche molto astuta, no? Quella che hanno fatto in America, e l'hanno potuta fare perché si chiamavano Federal Reserve, vincendo la seconda guerra mondiale, controllando praticamente le principali, all'epoca le principali multinazionali erano americane, e gli americani hanno fatto un po' quello che volevano. Ma tenete presente che quando noi si parla di Stati Uniti e si parla di americani, lo facciamo in maniera impropria, perché la Federal Reserve, vi ho aggiunto un piccolo capitoletto
nel report, non ha niente a che fare con gli Stati Uniti d'America. Niente. Quindi quando la gente mi dice che il dollaro crollerà, io a questa gente qui gli suggerisco di studiare un po' di più e di parlare meno. Che il dollaro non potrà mai crollare. Se perderà è perché loro hanno deciso che deve perdere. Perderà di valore. E a pagare non sarà mai la Federal Reserve, che assieme alla BIS di Basilea controlla la City di Londra, controlla il mercato finanziario del mondo. Ma saranno gli americani, cioè gli statunitensi, che come ho detto non hanno niente a che fare con la loro banca centrale, che è stata costituita da 12 banchieri che si sono riuniti nel 1907, mi sembra, a Staten Island la prima volta. C'è tutta un po' di storia, no? Anche lì. Ne ha parlato molto. In un famoso libro, Eustace Mullins, Federal Reserve System, e c'è tutta la storia che ha scoperto lui, questo libricino, ne ha parlato lui, presentato in parte, attore presentato in parte, ovviamente nella trilogia, anzi parte più volte, perché è uno degli attori che tutto sommato era massone anche lui, e ho scoperto, comunque ha detto tante verità, quindi va bene, e da un gruppo di, diciamo, benestanti, politici, imprenditori, privati, quasi tutti inglesi, cioè britannici. Quindi ci sono più tedeschi e più britannici nella Federal Reserve, ovviamente sono i discendenti, apparentemente sono americani, adesso hanno tutti i passaporti americani, però che facciano gli interessi degli Stati Uniti, scordatevelo, loro fanno gli interessi del proprio portafoglio e basta. Ecco, vi ho detto queste cose qui, e quindi avete per caso domande, commenti su quello che ho appena detto? Ciao Max, dalla Spagna, ti saluto e vi saluto tutti. Quello che hai appena detto è molto molto importante, veramente. Credo che per il nostro futuro, soprattutto a partire da gennaio del 2024, sia chiaro che secondo quello che anche tu hai detto, che il dollaro non cadrà, ma cadrà l'euro. E quindi penso che per tutti gli europei sia molto importante avere un piano B e un piano C. E comunque grazie per tutta l'informazione che ci date. Un abbraccio a te e a Walter. Ciao. Grazie, troppo gentile. Sì, insomma, a un certo punto, in una situazione di questo tipo, io ho letto tanti libri, no, in America, quindi sarebbe secondo me una cosa molto brutta se non facessi niente. Cioè, la cosa peggiore che uno può fare, secondo me, è quella di mettere la testa sotto terra, no? In queste situazioni qua. Purtroppo bisogna studiare, bisogna approfondire gli argomenti, bisogna affrontare le cose con un po' di coraggio, a mente aperta, senza mai scoraggiarsi troppo, in maniera molto pratica e molto responsabile. A questo proposito, faccio una breve parentesi, così parliamo un attimino anche del piano B. Se avete domande mi potete interrompere in qualsiasi momento. Perché automaticamente ci sono stati un po' di cambiamenti, no? Anche a Zanzibar hanno cambiato la legge, eccetera, e quindi ho dovuto un po' rivedere, no? Come succede, si fa sempre nel marketing strategico, la mia impostazione, no? Di base. Quindi ho messo insieme appunto un prodotto che io ho chiamato PPP in italiano, che vuol dire progetto pensionati plus, con 7 punti, no? I 7 punti sono ciò che rendono questo progetto unico al mondo. Ve li leggo. I 7 punti di forza del PP sono: primo, puoi ottenere, si parla di residenza ovviamente per pensionati, no? Ottenibile in 3 giorni lavorativi, costi molto contenuti,
nessun impegno finanziario, perché spesso e volentieri le residenze sono subordinate a degli acquisti o a degli investimenti o a dei trasferimenti sul conto bancario, nessun contratto di affitto, e in effetti ci vorrebbe il contratto d'affitto, ma in questo caso ho trovato la maniera per non farlo, nessun obbligo di permanenza. Come sapete, in tutti i paesi del mondo che sappia io, o poi magari ci può essere qualche paese in Africa che c'è la stessa politica della Tanzania, devi rimanere almeno 6 mesi, se no ti decade il diritto di residenza. Qui non c'è, perché la legge non lo prescrive, non è scritto chiaramente. Nessun pagamento anticipato, anche questa qui è una cosa molto importante, perché altrimenti spesso e volentieri uno viene qua, dà soldi all'avvocato e l'avvocato sparisce e uno perde tutto. Poi trova un altro avvocato che dovrebbe essere più onesto e ricomincia la stessa storia. Perché non dimentichiamoci, anche qui siamo in Africa. E in questo caso si paga soltanto quando vedi la tesserina, e la vedi davanti a te, allora poi paghi le commissioni. L'unica cosa che devi pagare in anticipo sono le fee governative di $550, naturalmente, certezza di rilascio. Cioè, la certezza di rilascio vuol dire che se per qualsiasi ragione, è come se fosse full guarantee o money back. Il money back non c'è. Full guarantee significa che venite qua, fate tutta la procedura, se qualsiasi cosa succede non funziona, ovviamente non pagate i legali, non pagate me, non pagate nulla. Certezza del rilascio, perché sono convinto di quello che faccio. Questa cosa qui è una cosa che ci abbiamo solo noi al mondo. Io più di questo io posso fare, quindi vuol dire che tecnicamente in 3 giorni venite e fate tutto. Non è più obbligatorio venire a fare la settimana investigativa, cioè la settimana investigativa rimane per coloro che hanno veramente intenzione di venire, perché se uno non ha intenzione di venire non vuole che venga a fare la settimana investigativa, almeno come primo passo. Viene, fa la residenza col QR, che ovviamente è, secondo me, assoluta. Uno può farla anche in un secondo momento, però è poi da fare, e con quello si mette l'anima a posto. Qualsiasi cosa succeda, quando viene, si fa la residenza, si può aprire anche il conto in banca, che non costa praticamente niente, e mi sono organizzato per farlo in un giorno, ormai tutte le procedure le so, vi do l'alternativa di 2 banche diverse, vi dico una, vi dico l'altra, poi la scegliete voi, insomma. Ed è questo il progetto nuovo, il prodotto nuovo che ho lanciato ieri mattina. Quindi chi ha ricevuto magari il piano B e il piano C, quelli sono ancora, diciamo così, in funzione, però questo è un prodotto a parte, no? È solo per coloro che vogliono venire a fare la residenza, hanno oltre 50 anni, e se c'è qualcuno che è interessato me lo chiede, glielo mando, così è ancora un pochino più sintetico e più preciso rispetto alla lettura magari del piano C, che è più generale. Non c'è nessun obbligo di ovesta in questo caso, perché uno viene senza nessun tipo di impegno. Magari se dovesse appunto poi partecipare a un piano B o a un piano C è un discorso diverso, e un minimo di garanzie, come sapete, ci vogliono. Perché poi dopo andate a cercare il console italiano, venite a cercare me, se finite soldi, succede qualcuno. E io vi devo sponsorizzare, cioè gran parte di questo prodotto qui è dovuto al fatto che io do io garanzie all'immigrazione su di voi, su chi porto, e le do al sindaco, perché senza la mia garanzia loro non fanno niente. Quindi ci ho dovuto lavorare un pochino su questa cosa qui, cosa che in linea di massima gli avvocati non fanno, o anche tanti consulenti non fanno, non prendono nessun tipo di responsabilità e se ne fregano. Anche in America è così. Andate in America a chiedere un visto, non pensate che l'avvocato vi garantisca che il visto lo prendete. Assolutamente, garantiscono assolutamente niente. Ci mancherebbe altro. Domande? Sì, ho una domanda, Max. Questa residenza è anche una residenza fiscale, suppongo? Beh, se ci vieni a abitare, sì. Se è una residenza e ci viene a abitare, sì, altrimenti non devi nemmeno denunciarla, non devi fare assolutamente niente. La tieni per te in caso di emergenza e basta. Ok, e il conto in banca si può avere in dollari o no? Sì, lo puoi avere in scellini tanzaniani o in dollari, come credi te. Perfetto, grazie, poi ci sentiamo. Sì.
Va bene. Poi un'altra cosa, ora ve la accenno perché sto lavorando anche su questo, si parla di finanza, di investimenti e questa va bene. Allora, mentre io non posso suggerire di comprare BOT e CCT in questo momento in Italia, a meno che mai in Europa, qui la situazione è un pochino diversa. Diciamo, se qualcuno ha degli investimenti da fare, oltre al discorso dell'oro, che è comunque la prima scelta secondo me, un'altra possibilità, è anche quando venite, è quella di comprare BOT e CCT tanzaniani, perché danno degli ottimi interessi e il rischio, sono contratti annuali, no? Come sapete, e il rischio secondo me è molto basso, perché devi considerare la statistica, i numeri sono sempre importanti. La Tanzania è l'unico paese al mondo che è cresciuto il 6-7, dicono il 7, mettiamo il 6, no? Il 6% all'anno negli ultimi 22 anni. Per quale ragione al mondo l'economia dovrebbe crollare? Tanto, se c'è un crollo generale del mondo perché la terza guerra mondiale, eccetera, saranno gli altri paesi che soffriranno ancora di più, no? È chiaro, magari crescerà meno, però crescerà comunque perché è una situazione di vantaggio rispetto anche a altre nazioni africane. È evidente, no? Cioè lo Stato, il governo sta facendo soldi, e ne fanno tanti di soldi, perché con tutte le infrastrutture che stanno facendo, Dar es Salaam è un cantiere aperto, stanno facendo superstrade per servizi, per il treno veloce, qui ci sono i bus, no? I circolari veloci, è un completo casino, a dire la verità. Quando piove è un disastro, però le cose le stanno facendo, le fanno un po' all'africana, però le fanno. Quindi per dirvi, questa è la seconda. Ora io non so se ce la faccio lunedì o la prossima settimana, sicuramente faccio un salto alla banca centrale Tanzania, so già dove devo andare e mi informerò per bene in maniera tale che se qualcuno vuole delle informazioni dettagliate nel frattempo le posso fornire. Ciao Max, ecco, domande? Massimo, ti volevo chiedere una cosa. Tu avevi accennato a una nuova legge che era stata fatta senza neanche passare per il Parlamento, sulla quale dovevi prendere ulteriori informazioni. Se ho capito bene, hanno vietato di acquistare terreni ai loro cittadini, lasciando la possibilità solo a entità straniere che lo fanno per affari. È giusto? Ho capito bene? No, è alla rovescia, Alessio. Cioè? Cioè... adesso solo gli abitanti locali? No, gli abitanti locali possono comprare e vendere quello che vogliono, loro non faranno perché non hanno soldi, quindi diciamo che le proprietà, certo, le proprietà un po' più belle adesso in linea di massima venivano comprate agli stranieri, no? Però adesso hanno fatto una legge per cui quando te compri una proprietà, anche fosse un piccolo terreno, te ci devi fare sopra un business. Ora, i miei clienti vengono tutti col visto. Questo vale solo per gli stranieri, chiaramente. Esatto. Vengono quasi tutti con un visto di pensionati e poi dovete ritornare a fare business, dovete anche cambiare il visto perché non potete fare business con quel visto lì. E qui è una cosa assurda. Quindi si può lavorare allora? No. Ho capito, quindi si può lavorare? No. Non si può lavorare col visto di pensionati, però io ho un visto di pensionati, lavoro da casa e non mi disturba nessuno, perché io nel momento in cui te non lavori per un'azienda tanzaniana o non fai business con un tanzaniano, e te non devi essere mica obbligato, sì, a casa tua fai quello che vuoi, capisci? Certo. E non devi fare tasse qui, è tutto un po' come era una volta da noi. Per il momento, poi verranno magari, ma per il momento lasciano fare. Anche perché, bene o male, io sto portando soldi in questo paese qua, no? Venite qualche soldo, perché sono un occhio, capito? No, quindi mi fa piacere... l'ho ripetuto tante volte. Mi fa piacere, sì. Dimmi adesso. No, mi fa piacere che abbia smentito quello che avevo capito, perché io mi ero, a un certo punto stavo pensando, ma questi hanno messo in vendita anche il loro paese, invece no, anzi l'hanno passata questa cosa qui per limitare un attimino
le acquisizioni di terreni, perché l'isola è piccolina, si sono praticamente allineati alla politica e alle leggi tanzaniane. Grosso modo è diventato... Ah, quindi valeva solo per Zanzibar questa storia? Sì, valeva solo per Zanzibar, sì. Ho capito, va bene, grazie. Quindi può darsi che, prego, ci sia anche lo zampino del governo, capito, tanzaniano, può anche darsi. Sicuramente. Vabbè, no, dicevo che il lavoro ideale per tutti, ritorniamo anche un po' in discorso generale, nel futuro, soprattutto per i ragazzi giovani, se c'è qualcuno che mi ascolta, o comunque figli, no, vostri, saranno quelli in remoto e la maggior parte dei lavori spariranno. Per esempio, un lavoro anche come questo qui sull'oro, io lo vedo molto bene per un ragazzo giovane, dinamico, che ha voglia di fare. Come una volta uno che aveva questo profilo qui faceva l'agente di commercio, no? Tipico, la persona dinamica, che insomma gli piace andare in giro, gli piace vendere, si presenta bene, non ha problemi di comunicazione. Ecco, tutte queste persone qui, se iniziano adesso, per dire, anche un posto di una carriera, però un lavoro come questo qui, e riescono a organizzarlo online, è un grande vantaggio, perché in qualsiasi poi posto del mondo ti vai o devi scappare, te continui a fare il tuo lavoro normalmente e guadagni sempre qualche cosa, perché ti sei fatto, io sto creando un profilo professionale che in Italia non esiste. Questo si chiama marketing strategico, no? È la mia area, si chiama marketing strategico, quindi è così che funziona, cioè devi riuscire a creare un qualcosa che da un lato ovviamente rispetta le leggi esistenti, non può creare una cosa illegale, e dall'altro soddisfa dei bisogni, no? Bisogni sono primari, secondari, terziari, e questo del patrimonio è come quello della casa, è un bisogno primario, quindi si va a toccare il portafoglio delle persone. E un po' di attenzione, se si presenta nella maniera giusta, in un momento di transizione come questo, ci dovrebbe essere, c'è sicuramente una certa attenzione, no? Poi sì, scusatemi, ora magari chi mi segue, molti di voi siete già anche clienti, quindi ancora non siamo in una fase in cui c'è una piena consapevolezza. In Italia poi c'è questa mentalità, per cui la mentalità è latina, è anche un po' così, ma non soltanto latina. Per cui uno dicevi aspettiamo, poi l'oro supererà i 66, i 70, e allora poi mi vengono a dire che costa troppo. Ecco, bisogna riuscire a fare un salto di qualità in questo senso e prevenire le cose, vederle un po' nella testa. Questo succede se te studi, se te pensi e ti poni queste domande. Ma ecco, io non compro l'oro adesso, siamo così, ho la possibilità, ma non lo compro. Vantaggi e svantaggi. È più vantaggioso comprarlo adesso o aspettare un anno? Vi dovete porre queste domande qui, in maniera molto pratica, molto concreta. Vedrete che se vi ponete, per esempio, questa domanda qua, e la risposta è certa, lo vedete che da 60 era andato anche a 58, ho mandato un messaggio a molte persone, non mi ha risposto nessuno quando era a 58, gli ho detto in pochi mesi rischia di superare 70, e adesso ci penso. Quindi, perché hai capito? Io per carità, non è stata a me la vita, neanche mi cambi neanche, però poi domande? Facebook, adesso ci dobbiamo ancora lavorare, Walter, abbiamo lasciato tutto lì, ti ricordi, no? Il discorso della Panda, della Fiat del 127, ti ricordi, no? Che avevamo bastito quel discorso. Perché sono abbastanza convinto che se si fa questo calcolo sul potere di acquisto,
facendo una comparazione tra il costo di una Panda nel 1975, di una Fiat 127 che era 920.000 lire, il costo della stessa Panda, ora 127, cioè, diciamo della Panda, il modello di base della Panda ad oggi, e si va a vedere il potere, il costo al grammo dell'oro nel 75 e si rifà lo stesso discorso al costo del grammo adesso, vedrete che il rapporto è favorevolissimo sicuramente all'oro. Infatti l'oro è sempre cresciuto. Cioè, se uno investiva questi 920 dollari invece di comprare una macchina, magari poteva nel 75 comprare oro, adesso avrebbe molto di più del valore del costo della macchina equivalente. Capite che vi voglio dire? Proprio a conferma della validità degli investimenti in oro, del mantenere il potere di acquisto, del coprire l'inflazione, eccetera, eccetera. Ora poi magari questo discorso Walter si finisce quando abbiamo la possibilità. Ma se vuoi, vedo se riesco a farti avere l'estratto di un'intervista del TG2, mi pare, di qualche anno fa, con il consulente di metalli preziosi della Banca d'Italia, un tale dottor Crapanzano. Ce l'ho registrato al file e forse riesco anche a trasmetterlo. Faceva proprio l'esempio, la comparazione, lui lo faceva riferito al 71, cioè quando è finito il gold dollar standard, ed è molto interessante. Se riesco te lo faccio avere, così lo puoi mettere anche a disposizione di tutti sui tuoi canali. Sì, volentieri, immagino che sia in linea con quello che ho appena detto, no? Cioè, in linea di massimo. Giusto? Assolutamente sì. No, benissimo, certamente, mandamelo pure. Io le cose, quando posso, cose interessanti ve le posto sempre. Tante volte, una giornata ci sono magari da postare 3 o 4 notizie, che è una cosa che faccio malvolentieri, no? Perché poi una brucia quella precedente, no? Quella successiva. E va bene, lo facciamo volentieri, però in linea di massima cerco di postare sempre almeno una cosa tutti i giorni, così almeno, insomma, chi vuole si tiene un attimino informato senza dover saltare da un canale all'altro, da un canale all'altro, e seguire magari tante persone e poi dopo una grande confusione nella testa non si capisce più niente. Insomma, diciamo che cerco sempre di darvi delle cose di sintesi semplici, chiare e precise. Allora, ecco, questo si può chiudere. Altre domande? Max, questo nuovo progetto PPP tu me lo potresti poi inviare, che magari ho un paio di persone interessate anche. Sì, appena chiudo te lo invio sicuramente, te lo invio tramite Telegram, va bene? Perfetto, grazie Max. Prego, prego, ciao. Eccolo qua. Abbiamo fatto comunque già un'oretta, eh? L'abbiamo già fatta, non è che si deve fare sempre per forza. La ricordo che lunedì prossimo ci sarà sempre confermato l'impegno con fuga dalle banche con Flavio alle 8 la sera, poi posterò naturalmente la registrazione. Nel frattempo potete ascoltare, se volete, i 3 interventi che ho fatto precedentemente, che sono stati caricati sul mio canale di YouTube, assieme agli altri naturalmente. E poi mercoledì facciamo una puntata sulla Tanzania, destinazione Tanzania,
chi mi segue, insomma, sa che le cose sono grosso modo le stesse, però siccome loro hanno molti, molti membri, diciamo così, sono cose nuove per loro. E se io dovessi fare, allora la voglio fare una cosa di questo tipo, ma c'è troppe cose da fare. Vorrei fare una graduatoria delle destinazioni, delle migliori destinazioni al mondo per gli expat, in base a tutta una serie di parametri. Se la faccio, sono sicuro che la Tanzania viene, soprattutto per i pensionati in questo momento, viene al numero uno, ma proprio fa una cosa tipo punteggio, sapete? Si dà un punteggio allo stile di vita, si dà un punteggio alla sicurezza, al costo della vita, ai costi di trasporti, costi di visto, problematiche, eccetera, eccetera. Convinto vince proprio alla grande. Comunque, secondo me dovete sempre avere almeno un'alternativa e dovete concentrarvi su due possibili destinazioni nel vostro piano B se ci volete lavorare, e poi eventualmente, se non potete visitare i due paesi, tirare la monetina e poi, perché qualcosa bisognerebbe che faceste, dico su tutti, anche coloro che dicono no, io non mi posso muovere, c'è una cosa qui, una cosa là. Che cosa successe in pochi giorni in Germania nel 33? C'è qualcuno che se lo ricorda? Mi sembra nel febbraio del 33, una cosa che è abbastanza buffa, perché è successo contemporaneamente in America e in Germania. Cosa è successo nel 1933 in Germania? Non lo ricorda nessuno? Scusa? Parli della notte dei cristalli? Sì, parlo delle può essere quello che hanno chiuso il cerchio. Sì, quella poi è seguito quel periodo lì. Ma voglio sapere, in America che cosa è successo contemporaneamente? Questo mi è curioso da sapere. Non si è sentito niente. No, non si è sentito niente. Devi ripetere. Massimo, non si è sentito niente. Devi ripetere, per piacere. Non arriva niente. No. Max? Aspettate un attimo, non vorrei che si fosse scollegato, magari. Sì, chi sei tu? Stefano, piacere. Ah, ciao Alessio. Dove ciao abiti? Alessio. Genova. Io ho Macerata, tu? Verona? Genova. Ah, Genova. Mm-hmm. Mi sa che è saltata la luce. Allora, no, spero di no. Vediamo un attimo se rientra. Scusate. C'è qualcuno che vive nell'Italia centrale, fra tutti? Nessuno risponde. Eccolo. Ecco, pronto, mi risentite? Ciao, devi ripetere tutto perché non si è sentito niente. No. Sì, Max, ma sei saltato completamente, quindi ti conviene ripetere tutto. Allora, dicevo che cosa è successo in Germania nel 1900. Sì, stavi rispondendo. Cosa è successo? Pronto? Sì, adesso ti sentiamo. Ecco, cosa è successo in Germania? Io ho detto l'ipotesi e ho detto mi interessa moltissimo sapere cosa è successo contemporaneamente in America, perché non ne so niente. Cos'è successo in Germania nel 33? Sì, contemporaneamente anche in America. Cos'è successo?
Non lo so, non ho idea. Ricordate? Confisca oro, allora, inflazione alle stelle. Quindi in America è il divieto di detenere oro. In America è il divieto di tenere oro. L'ha fatto Roosevelt, no? No. Quello va bene. No? Quello sì, va bene. In America è stato eletto Roosevelt e poi dopo fecero quella disposizione lì sull'oro. È diventato, no, è diventato reato proprio. È andato in bancarotta. Sì, diventò reato con multe da 5 a 10 mila, all'epoca 10 mila dollari, c'era anche il penale. E va bene, quella lì fu, vabbè, perché dovevano pagare i debiti alle banche e riazzerarono il debito, diciamo così, e va bene. Poi, no, dicevo, quindi, nel 33 quindi fu un sequestro, quindi scusami, fu un sequestro. Sopra non se ne viene più a casa, per cortesia, fai parlare Max. Scusa, e dopo scusa. Ok, ciao. Alessio, fammi finire e poi dopo fate le domande che vuoi. No, dicevo, dopo è stato eletto Hitler, e cosa fece? Una delle prime iniziative che Hitler fece, quali fu? Fu di andare a prendere i soldi agli ebrei. Trovò la maniera di confiscare, prendere aziende, prendere, bloccare conti correnti. Quindi sono cose che di punto in bianco sono successe, perché nessuno lo prevedeva in quel momento lì, non l'avrebbe mai detto nessuno. Non c'era mica stato nessun problema così grave da giustificare una cosa del genere. Avevamo bisogno di soldi e di punto in bianco si rifinanziarono confiscando molte attività. Quindi voglio dire, questa cosa qui deve essere, deve far riflettere, perché come è successo all'epoca, ma tante volte è successo improvvisamente le cose di questo tipo nella storia, ci si può trovare nella stessa situazione in Italia, per cui di punto in bianco te ti rendi conto che fino a una settimana, un giorno prima, eri convinto di rimanere lì, di non che c'hai lì. I genitori anziani, perché tuo figlio studia, no, qualsiasi ragione possa capitare, nel giro di pochissimo tempo ti rendi conto che lì ci può più stare. Quindi adesso un po' l'ideale è quello di mettersi in di lavorare già che c'è ancora tempo, poi non succederà niente, meglio così, di lavorare in maniera tale che in 24 ore il piano B può essere attivato. 48 ore, no. Poi se non succede non si fa niente, se non succede niente non si fa niente, perché la sicurezza, per quello che mi riguarda, sarebbe la prima cosa, no? Sicurezza, libertà e salute, queste sono le tre cose più importanti nella vita. E invece molte persone se la aggrogiolano, stanno lì a guardare le partite di calcio e non hanno capito un cazzo di niente, scusatemi la franchezza. E quindi purtroppo il livello di consapevolezza è quello che è, e quindi più di tanto io capisco tutto, no? Però voglio dire, l'impostazione è quella anche un pochino mentale, che dovrebbe, si deve cambiare proprio paradigma, cioè maniera di pensare, così come hanno fatto loro, perché Schwab ha fatto la stessa cosa, dice il cambiamento sarà completo, non ci sarà più ritorno al passato e sarà veloce. Quindi nel momento in cui loro partiranno, e poi sarà 1, 2, 3, 4, partiranno quando c'è l'annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla vaccinazione obbligatoria, oppure ci sarà un crollo finanziario, oppure ci sarà la terza guerra mondiale, io non lo so quando ci sarà, ma tutti questi problemi che ci sono, prima o poi i nodi vengono al pettine. Insomma, ci siamo grogiolati tutti troppo, questo voglio dire. Abbiamo vissuto tutti al di sopra delle nostre possibilità, creando un debito pubblico che non abbiamo creato noi in un certo senso, ma di cui abbiamo anche beneficiato, no? Diciamo la verità. E senza dimenticando che il debito è nei confronti delle banche, ma le banche mica se lo scordano del debito, Pensate che le banche cancellino il debito, proprio
No, no, non c'era mai. Che poi Max, scusami, che poi in realtà l'annuncio da parte dell'OMS, anche se un po' in sordina, c'è già stato in realtà. C'è già stato, solo che ancora non te lo fanno vedere, diciamo, capito? Non è ancora diventato operativo perché ci non sono... Non è ancora ufficializzato, diciamo. Si sono messi di mezzo, nel mezzano, insomma, di 11 paesi, va bene, e vediamo se te li trovo, te li dico subito. L'ho vista prima, eccola qui. Questa è la versione in inglese, ma tanto è la stessa cosa. Hanno mandato una lettera, diciamo così, un po' di protesta. Questi paesi, la Bielorussia, l'Iran, la Bolivia, Nicaragua, Cuba, la Russia, che immagino sia, insomma, la leader in questo gruppo, Corea del Nord, Siria, che poi sono tutte nazioni canaglie queste qui, no? Eritrea e Bolivia. E la lettera, curiosamente, l'ha firmata... cioè l'iniziativa di questa cosa qui è stata fatta da un signore che si chiama, un po' forse non c'è la firma, Antonio Gutierrez, che è il segretario generale delle Nazioni Unite di New York. Questa qui è stata mandata per conoscenza anche a Gutierrez. No, non è stata firmata da nessuno, è stata firmata, perdonatemi, sto facendo un po' di confusione. Allora, è stata firmata da tutti queste 11 nazioni. La leader è sicuramente la Russia. Ecco, a causa di queste nazioni qui, questa iniziativa non è passata a novembre-dicembre, doveva passare a essere annunciata adesso. Ci stanno lavorando, sembra che passerà il prossimo anno. Però è una questione che passerà di sicuro, quindi il QR sarà obbligatorio, insomma, per tutti. Vedo che un signore che si chiama Diego Parry Rodriguez, il responsabile che ha firmato della Bolivia, è un massone e ha firmato con un simbolo massonico. Curiosa questa cosa qui. E io conosco i simboli e l'ho riconosciuto. Uno che non conosce i simboli magari se ne frega, non gli importa nulla, però i simboli sono molto importanti. Questa cosa qui ha bloccato tutto il discorso, ci potrebbe essere un altro episodio, non lo so, però quando poi si diceva inizia questa cosa qui sarà a cascata e sarà irreversibile. Quindi devo dire, va bene, è una cosa irreversibile, vuol dire che come sto vivendo ora non vivrò più, sarà molto diverso, no? Allora io sono disposta ad adattarmi a tutte queste cose che inseriranno con l'intelligenza artificiale, questi signori, e dovrò dire sempre sì, 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 sì. Voi non potete immaginare quante volte in America mi è capitato di dire sì quando dovevo dire no. Cioè io sì non l'ho mai detto, ho detto ni, perché se devo dire sì è sì, se una cosa per me è no, non posso dire sì, ma per dire no. Fatto un lavoro particolare, dato in America un'esperienza particolare, una cosa che gli americani non conoscono, potete immaginare, no? L'atteggiamento che molti hanno avuto. Quindi hanno tutto questo modo, queste credenze gli americani, no? Di questa cosa che è cattiva, soprattutto per la salute, cibo, hanno tutte le loro cose, no? Che sono tutte cose di fantasia, perché sono tutte cose create al marketing, alle multinazionali, insomma, mica bene, non è vero niente. Ecco. Però insomma, per dire, si dice, se una cosa è sì, bisogna dire sì, se no, bisogna dire no. Quindi le persone si devono dire, ma io sono disposto a lavorare, cioè il mio stile di vita è compatibile con quello che vogliono creare loro. Per l'italiano medio, le persone normali, come cioè gli americani, gli europei medi, ma gli stessi, direi proprio di no. Assolutamente no, non c'è niente incompatibile. Ecco, allora probabilmente devo andare a vivere da un'altra parte. Se uno viene in Africa, indipendentemente da dove viene,
qui la vita continua in maniera molto normale come era da noi negli anni 60 e 70. Allora magari all'inizio ci può essere un inserimento un pochino più, più difficoltoso, però poi dopo vivi meglio, sicuramente vivi meglio e con maggiore libertà rispetto a come vivrai nel mondo occidentale, se fanno quello che hanno in mente di fare. Domande? Sì, ti stavo chiedendo, ma quindi in America è stato un sequestro senza nessun ritorno, senza nessun risarcimento, è stato proprio un sequestro. Di che cosa, scusa? Loro, Roosevelt. No, non hanno risarcito niente. Quindi hanno proprio sequestrato e no, basta, no. Va bene, grazie. Hanno fatto questa cosa qui. I buoni che avevano rilasciato all'epoca dovevano essere pagati in oro dallo Stato, perché erano buoni in oro, va bene? Quando hanno passato questa legge hanno pagato i buoni in dollari e si sono presi l'oro da una parte. Dall'altro hanno sequestrato tutto l'oro, diciamo, le fedi, le catenine, tutte le oggettistiche. Ma si sono guardati bene da entrare nei cavò dove avrebbero trovato l'oro loro. Capito? Infatti. È chiaro, no? Ecco perché dico, c'è questa grossa differenza tra l'oro sfuso e l'oro tenuto bene o male in un cavò. Poi magari mettete in Svizzera, mettete dove volete, ma insomma, in questo momento qui c'è questo problema, ecco. Certo. Va bene, grazie. Prego. Altre domande? Va bene, allora se non ci sono altre domande io chiuderei qua, perché tanto le cose si sono dette, ora dovete soltanto ragionarci. Ovviamente se potete veicolare il messaggio facendo magari circolare, cioè insomma condividere, diciamo così, anche questi interventi che faccio io, insomma qualsiasi cosa mi fa piacere, però come vedete io sono uno dei pochi che non vi propone pubblicità sui miei canali, non vi chiede nessuna donazione, vi offro il libro gratis per leggere e dedico il mio tempo praticamente adesso senza limiti, e io il mio lo faccio, quindi sarebbe che ognuno facesse il proprio. Via, io auguro un buon fine settimana a tutti e do appuntamento a lunedì per chi vuole continuare la chiacchierata sull'oro, su fuga delle banche, e poi mercoledì invece riparlerò di nuovo della Tanzania, sempre con Flavio, destinazione estera, e poi la solita puntata. Continuiamo il sabato, sperando di insomma vedere anche un po' di azione. Non aspettate ancora un po', perché magari a gennaio e febbraio l'oro non ci sarà più la promozione, e a gennaio e febbraio l'oro magari è sopra 70, quindi dopo comprate peggio. Va bene? Grazie a tutti ancora e buon fine settimana. Ciao. Ciao. Grazie. Buon settimana a tutti anche da parte mia. Ciao. Ciao. Ciao Walter, ciao Max. Ciao a tutti, ciao Antonella.